cosa canta il soldato soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi. Seduto con le gambe ciondoloni sulla tradotta che parte da Torino. Macchinista del vapore, meteolio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40. Sento che ho fame e il sole sta per tramontare. Passo lo steccato, una pallottola mi simila accanto. I russi ci tengono d'occhio. Corro e busso alla porta dell'isba. Entro. Soldati russi. Armati. Stella rossa sul berretto. Io ho il fucile e li guardo. Loro mangiano. Prendono col cucchiaio di legno dalla zuppiera comune. Mi fissano col cucchiaio sospeso in aria. Mnieco ceti aiesti. Datemi da mangiare. Una donna mi riempie il piatto di latte e miglio. Faccio un passo avanti e metto il fucile in spalla. Mangio. I russi mi guardano. Non fiata nessuno. Solo i cucchiai. Spasiba. Pozhalsta. Mi guardano uscire senza che si siano mossi. Così è andato questo fatto. Nel febbraio 1943, durante la ritirata di Russia. E oggi a pensarci, non mi sembra affatto strano. Sono entrato, ho chiesto permesso. In quel momento non eravamo nemici. Gli dicevo sempre di sì.